Presidente, per i lavoratori che non potranno più usufruire degli ammortizzatori sociali arriva una nuova opportunità che è quella dei lavori di pubblica utilità, un'idea che è piaciuta anche al Ministro Poletti. Come andrete avanti? Ma noi non, non abbiamo trovato una soluzione, abbiamo provato a dare una risposta soprattutto a quei lavoratori, noi pensiamo che siano più di 2.000 che perdono ogni tipo di protezione sociale nel corso dell'anno 2016 e sono concentrati questi oltre 2.000 lavoratori nelle aree di Piombino, Livorno e Massa Carrara, più qualche impresa che supera i 50 addetti. Il lavoro di pubblica utilità è un progetto che viene fatto dal Comune, può fare il Comune d'intesa anche con altre... Associazioni di volontariato possono farlo altri enti pubblici, ad esempio i consorsi, ma anche parchi della Regione Toscana, ma anche enti che gestiscono musei o altro ancora. E può consentire l'impiego del lavoratore per un anno eh, ad uno stipendio di circa 600 euro. Non è molto per l'appunto, ma è una soluzione. Meraviglia che ci sia una forte domanda in queste zone per trovare questo tipo di, di risposta per quanto parziale. Il ministro Poletti si è detto interessato, la nostra proposta è che eh, si estenda a tutte le aree di crisi complessa, nell'Italia sono circa una decina, qualcosa di più, un provvedimento di questo tipo e quindi chiediamo che oltre ai nostri finanziamenti che abbiamo messo anche il governo faccia la sua parte magari raddoppiando. Noi abbiamo messo 4 milioni. Chiediamo che il governo ne metta altri quattro. Questo significherebbe poter dare una risposta al doppio eh, di quella che siamo stati in grado di dare noi. Oltre ai 740 lavoratori, se il governo mettesse altrettanto, potremmo raddoppiare la risposta e quindi dare una risposta parziale quanto si vuole, ma tendenzialmente completa a chi si ritrova senza una protezione sociale. Ci sarà anche la possibilità di aggiungere a questa misura anche dei voucher formativi? sui voucher formativi stiamo lavorando, stiamo riflettendo, io credo che bisognerebbe collegarla davvero ad un lavoro ben fatto dove si analizza ciò che le imprese vogliono in termini di professionalità, in termini di qualifiche del lavoratore e il voucher si deve collegare a questo tipo di professionalità. Sono contrario ad una profluvio di voucher che si danno un po' a tutti e si lascia un po' a tutti spenderli come, come vogliono, bisogna fare in modo che il voucher abbia subito una finalità in termini occupazionali. In questo senso un grande lavoro devono fare i centri per l'impiego. Quest'anno eh, gli uffici ci informano che, dov che dovranno fare colloqui con qualcosa come 160.000 eh, lavoratori che perdono la protezione sociale che per ottenerla di nuovo o per ottenere la naspi devono appunto essere profilati come si dice. Eh, per 800 persone, tanti sono i nostri addetti in questi centri, è un lavoro enorme, è un lavoro immane. Lei pensi che in Italia questi centri hanno qualcosa come 8.000 addetti? Mentre in Germania hanno qualcosa come 100.000 dipendenti. Non si limitano a profilare, ma a lavorano anche, come lei suggeriva, nel settore della formazione, cercano di capire quali sono i bisogni formativi delle aziende e quindi funzionano davvero tra trade union, tra domanda di lavoro e offerta di lavoro. Bisognerebbe che anche l'Italia prendesse questa strada, nel senso di applicare veramente anche per le politiche attive, la nuova legge è il Job Act. Il Job Act non è solo fatto diciamo, per togliere diritti ai lavoratori, è fatto anche per fornire servizi a chi è disoccupato, consentirgli di ritrovare più facilmente un lavoro. Qui ci aspettiamo un impegno perché altrimenti non ci si deve meravigliare se poi, quando si fanno le indagini, i nostri giovani rispondono alla domanda ma come si fa a trovare lavoro e i giovani rispondono e non solo loro, bisogna avere delle conoscenze. Perché se non funzionano i centri pubblici, se non lavorano loro a tenere questo rapporto tra domanda e offerta di lavoro, è evidente che il disoccupato e il giovane si ritrova solo e cerca di sapere dove può essere assunto attraverso le conoscenze. Ma questo ci definisce come un paese arretrato in Europa e quindi io credo che la battaglia da fare, la lotta, l'impegno che dobbiamo mettere è che si applichi tutto il job act compreso nella parte delle politiche attive.